Qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente. E tu cerchi ancora. C'è Dio nella suo amore luce a sorgere dentro me un'alba nuova. Se ascolti la sua voce, se credi nel suo amore, si leverà per te un'alba nuova. C'è qualcuno a te vicino, qualcuno che ti può aiutare, è Dio che t'ama, è Dio che t'ama. E la tua vita avrà uno scopo, e sparirà la tua angoscia, si leverà un'alba nuova. C'è Dio nella mia vita, e il suo amore luce fa sorgere dentro me un'alba nuova. Se ascolti la sua voce, se credi nel suo amore, si leverà per te un'alba nuova. Sorge dentro me un'alba nuova. Se ascolti la sua voce,
suo amore, si leverà per te un'alba nuova. Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, questo è Alba Nuova, potenza nella preghiera. Noi siamo qui ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino per pregare al Signore e quindi do a te un benvenuto, un saluto nell'amore di Cristo. Mi raccomando per te che sei arrivato, metti un like e condividi. Vogliamo pregare al Signore. Padre, ti ringraziamo perché ci dai la gioia di vivere in comunione con te per mezzo del Figlio che è Cristo Gesù. L'unico mediatore tra l'uomo e Dio è il Signore Gesù, il Messia, mandato da Dio nel mondo per pagare per i nostri peccati. Crocifisso sulla croce, seppellito, Signore, sul sepolcro, ma il terzo giorno è risorto dai morti, è risuscitato dai morti e ora vive nel nostro cuore. Lui è salito in cielo, ma ha promesso che sarebbe tornato e tornerà. Non sappiamo quando e proprio per questo motivo noi preghiamo gli uni per gli altri. E io prego, Padre, per tutte le persone che sono qui, per altre che magari vedranno questa trasmissione in un altro momento, che la Tua mano stia nel nostro cuore, Padre, a condurre la nostra vita come, Signore, Tu guida il fiume, Padre, nelle Tue mani, che Tu possa far arrivare, Signore, la nostra vita sempre più verso di Te, nel nome di Gesù. Amen. Allora, cari, noi durante questa settimana, soprattutto oggi, mercoledì, giovedì e venerdì, Alba Nuova sarà un po' più ridotto. Io chiedo scusa a voi per questo, ma è per forza maggiore, per impegni che sto realizzando in questi giorni, quindi un pochino più breve, ma ciò non vuol dire che io non pregherò per te. Anzi, mi raccomando, mandami le tue richieste di preghiera. Mi puoi mandare le tue richieste di preghiera al numero che è anche in sovrimpressione. Vedete che ogni tanto c'è il mio cognome. Adesso, per esempio, 340-237-9339. Mi puoi mandare un Telegram, mi puoi mandare un WhatsApp, e io pregherò al Signore per te. Vogliamo mettere tutte le nostre richieste di preghiera. Amen. Quindi mi puoi mandare la tua richiesta di preghiera. Ripeto, Alba Nuova, oggi, mercoledì, giovedì, domani e dopodomani venerdì, sarà un formato small, ok? Più corto. Quindi dopo, a Dio piacendo, da lunedì prossimo noi torneremo al nostro formato originale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi preghiamo meno? Non, Signore, che preghiamo sempre di più. Tra l'altro, questa sera via Cesare Pavese numero 8 a Rimini ci sarà l'incontro di preghiera, un incontro presenziale dove noi preghiamo al Signore per quello che Lui sta realizzando nella nostra vita, perché noi vogliamo pregare gli uni per gli altri, perché noi preghiamo per l'Italia, perché noi preghiamo per il mondo, perché noi preghiamo per le famiglie, preghiamo per i nostri cari. Quindi questa sera in via Cesare Pavese numero 8, ma anche a Ravenna. Mentre a Rimini è alle ore 20, a Ravenna è alle ore 19:30, quindi c'è anche l'incontro di preghiera a Ravenna questa sera. Amen. Io vorrei lasciare a voi un brano della Sacra Scrittura, una preghiera al Signore, e noi leggiamo questa preghiera nel libro del profeta Daniele, capitolo 9. Noi leggiamo queste parole benedette dall'Eterno. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe di Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi però la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera. Quindi guardate che Daniele, leggendo la parola,
il suo cuore è toccato di intercedere, di pregare per Israele, ma soprattutto di pregare al Signore. Volse la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco, con cenere. Sapeva lui che il popolo aveva peccato e quindi lui, in un atteggiamento di ravvedimento, di umiliazione, di digiuno, di suppliche, di preghiere, si mette davanti a Dio. Versetto 4 dice: feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi. Ecco qua la preghiera di Daniele. O Signore, Dio grande e tremendo, che mantiene il patto e serve la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti tuoi servi che hanno parlato in nome ai nostri re, in tuo nome ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno. Agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi, per l'infedeltà che hanno commesse contro di te. Daniele fa una preghiera di supplica, fa un'intercessione per il popolo, confessando il peccato proprio della nazione. Lui ammette che Gerusalemme era stata infedele verso Dio. Però lui continua: o Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Quante volte è difficile per noi ammettere il nostro peccato, ma Daniele ci mostra, lui è onesto per dire: Signore, io faccio parte di questo popolo. E quindi vedete che lui parla nella prima persona del plurale. Abbiamo, non ha detto loro hanno peccato, ma anch'io faccio parte di questo popolo, abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia. Questa è la parte, diciamo, della buona notizia che noi troviamo in questa preghiera. A Dio appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui. E noi non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi, che Egli aveva date mediante i suoi profeti, i suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così su di noi sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge che Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunciate contro di noi e contro i nostri governanti, facendo venire su di noi un male così grande che sotto il cielo non è mai accaduto. Nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio, e non ci siamo ritirati dall'iniquità, dalla nostra iniquità, e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ora, o Signore nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto, con la mano potente ti facesti una fama che hai ancora oggi. Noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. O Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati, per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro,
ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor del amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. Oh mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso. Oh mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Io parlavo pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. E mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella visione mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. E mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta. E io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Guardate che meraviglia in questa preghiera. Io sono andato anche un pochino oltre la preghiera, perché la preghiera, noi leggiamo questa preghiera dal versetto 1 al versetto 19, ma quella che noi troviamo qui di meraviglioso è che versetto 23, quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela. Signore, io ti ringrazio perché quando noi preghiamo c'è una risposta. Quando noi preghiamo il cielo si apre, quando noi preghiamo Dio ci ascolta. E io prego per tutte le famiglie che sono qui rappresentate su Alba Nuova, per i figli, per il marito, per la moglie, per i nonni, per i zii. Signore, preghiamo per la nazione d'Italia, preghiamo Signore per Israele, preghiamo Signore per l'Europa, preghiamo Signore per il tuo popolo che è sparso in questo continente, in tutto il mondo. Preghiamo Signore per la Chiesa perseguitata, preghiamo che tu Signore possa vedere quello che noi stiamo affrontando, ma soprattutto quello che noi siamo chiamati a fare nella dipendenza del Signore. Ti ringrazio, Padre, per questa giornata. La consacriamo davanti a te. Vogliamo continuare a intercedere, Padre, per l'Ucraina, per la situazione in quella guerra, che tu la possa fermare questa guerra. Possa tu, Signore, dare direzione ai nostri governanti e che noi possiamo fare la tua volontà, assumendo, Signore, il nostro peccato, confessando il nostro peccato a Cristo Gesù, che è morto per i nostri peccati, affinché, Signore, per mezzo di Cristo, noi che possiamo avere per grazia, per fede, il perdono dei nostri peccati e avere una vita ancora più vicina a te. Padre, nel nome di Gesù, ti ringraziamo per la tua bontà e misericordia nella nostra vita. Amen. Amen, carissimi. Allora, io vorrei veramente incoraggiarti a partecipare questa sera in via Cesare Pavese numero 8 e anche via Montanari numero 75 alle ore 19:30 a Ravenna. C'è l'incontro di preghiera. Che la grazia del Signore stia con te. Io prego al Signore che tu possa avere una giornata benedetta. Come ho detto, questa settimana, mercoledì, oggi, domani, giovedì e venerdì, il formato Alba Nuova un po' più corto, ma sempre qui presente con la grazia di Dio pregando al nostro Signore. Amen. Un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù. Ci vediamo domani. Metti un like e condividi.